Complimenti per questa vittoria importantissima, se non fondamentale, no, per la corsa al terzo posto. Grazie, sì, fondamentale, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dominato dal primo al 90°, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Lo dicevamo prima con lo studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi sulla tua prestazione ottima, però forse dicevo io nei primi 20 minuti, 25 del primo tempo hai fatto un po' fatica a trovare la posizione, poi hai fatto una gran partita. Ma comunque loro erano una squadra molto organizzata e non era facile magari all'inizio trovare spazi. Poi, man mano che la partita è andata avanti, ho trovato molto meglio la posizione dove potevo fargli male, quindi sono contento. Noi ci eravamo lasciati un paio di settimane fa in postazione, avevamo detto che avevi preso due legni e al terzo serviva il gol, invece hai preso anche il terzo poi la settimana scorsa. Sì, oggi ho fatto gol, però me l'ha fischiato fallo, quindi me l'ha annullato. Che è Speriamo. successo? L'arbitro ha fischiato fallo a Ferrari, la palla mi è arrivata, io ho fatto gol, poi l'arbitro mi ha detto poi a fine primo tempo che ha sbagliato, ha fischiato, Ah, ha messo lo sbaglio? Però sì, però come sbagliamo noi in campo ci sta anche un errore Certo. dell'arbitro. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo su questo derby ora di Teramo. Matteassi qui in Mix Zone ha detto non voglio sentire niente, dobbiamo andare a Teramo per vincere, punto. Esatto, non voglio aggiungere altro. Ok, perfetto, ti do l'auricolare perché c'è una domanda da studio da parte di Fabio Ferraresi e Massimo Profeta. Ora Pontisso vi ascolta. Sì, intanto complimenti per la prestazione di grande qualità, Pontisso, però la domanda la faccio fare da un ex calciatore, ovvero Fabio Ferraresi. No, io a Pontisso vorrei chiedere, visto che lui è arrivato a gennaio e ha visto soltanto le ultime partite, quindi non ha visto il girone d'andata, secondo te c'è più rammarico o è più la gioia? È la stessa domanda che ho fatto anche al presidente. Dopo questa prestazione, per essere così lontani da giocarsi un campionato nelle prime posizioni, o comunque ci stanno questi punti di distacco con le prime due? È chiaro che vedendo le partite che abbiamo fatto contro Modena, Cesena, comunque le prime della classe, abbiamo dominato, abbiamo fatto delle grandi partite, un po' di rammarico c'è avere tanti punti di distanza, però io sono arrivato qua, ho trovato un gruppo incredibile, mi hanno accolto tutti bene, quindi stiamo facendo un grande percorso, dobbiamo continuare su questa strada.